Venerdì 10 dicembre 2021, buongiorno, buongiorno a tutti voi da Manuel, questa è Forza Lazio Web TV e questo è Buongiorno Laziali, partiamo con la nostra sigla. Bene cari amici, di nuovo ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Iscrivetevi, attivate le notifiche, le solite cose di routine che voglio ricordare all'inizio di ogni mio video. Ci trovate su tutti i social, ci trovate anche su Twitch, ci trovate anche su Telegram con il nostro gruppo che viene identificato dalla nostra aquila stilizzata, ok? Attivate le notifiche perché questo è molto importante. E che dire, io la Lazio non aiuta, è il titolo giusto di questo video, perché non aiuta, la Lazio non aiuta l'ambiente laziale a non deprimersi, e questo è il discorso ragazzi, è una Lazio brutta. Ieri ho rivisto tutta la partita ieri sera, una Lazio piatta, opaca, con poche idee, tanto possesso palla ma sterile, contro un Galatasaray messo davvero bene in campo, una squadra quadrata venuta qui per non prendere gol e di conseguenza per passare il turno, come alla fine gli è riuscito, da prima del girone. È una situazione particolare questa per tutta per la Lazio, è una situazione particolare, ma anche per tutto l'ambiente della Lazio. C'è proprio una situazione generale di depressione clamorosa. Il tifoso laziale, non ve lo devo dire io, si butta giù, si dà le botte in testa da solo, si butta giù, soprattutto quando non è supportato dalla squadra. Il tifoso laziale tendenzialmente non reagisce. O meglio, ha una reazione opposta a quella che dovrebbe avere, dà contro alla squadra. Sono punti di vista che io assolutamente rispetto, come dico sempre, grazie al cielo siamo in democrazia e ognuno ha il proprio pensiero. Io per quanto mi riguarda ribadisco ancora una volta quella che è la mia linea, ossia fedele a Sarri, al patto di Sarri, al progetto di Sarri. Sappiamo che questo è un anno tosto di transizione. Io, cioè, sia chiaro, non è che quest'estate nella conferenza stampa di Sarri, quando ha parlato di transizione, ho fatto un salto di gioia, anzi ho avuto un balzo sulla sedia perché ho detto porca miseria, mi devo apprestare a vivere un anno di alti e bassi. Ecco, però poi ho metabolizzato, però poi ho detto sti cavoli della reazione mia, se mister Sarri, che è uno dei più grandi allenatori che c'è qui in Italia, dice questa cosa, io decido di sposare questo progetto, devo stare anche a quello che lui appunto crede nell'ottica del disegno del suo progetto. Ecco, io la vedo così. Poi mi rendo conto che ormai ci sono l'ambiente della Lazio si spacca facilmente, è difficile che possa fare fronte comune intorno alla squadra, è così, ci sarà sempre un prolodito contro lodito, prodare contro dare, pro Sarri contro Sarri, pro e contro la squadra. Io non ho la memoria corta, mi ricordo tutte le accuse clamorose che piovevano addosso a Inzaghi, che comunque l'anno scorso ha fatto una stagione fallimentare, adesso ci sta, sono spuntate le vedove di Inzaghi. Beh, così però si vince facile, Così si vince facile, ecco, vi dico la verità. Questo era un piccolo sfogo all'interno di questo video. Ripeto, la partita aiuta il tifoso, questo genere di tifoso della Lazio, ad assumere questo atteggiamento, perché onestamente una Lazio piatta. Io ieri non ho visto il primo tempo in diretta. Ho acceso nel momento in cui Immobile ha avuto l'occasione al termine dei primi 45 minuti, però da quello che ho capito, poi ho rivisto la partita ed è stata l'unica occasione, l'unica delle due occasioni totali create dalla Lazio
in tutta la partita, ragazzi, ripeto, in tutta la partita. Quindi la Lazio, una Lazio che avrebbe dovuto avere più fame, si sarebbe dovuta presentare con più fame a questa partita, forte del fatto che poi avrebbe potuto giocare per 2 mesi solo in campionato, invece poco mordente, poca cattiveria agonistica, il che mi fa pensare ancora una volta, perché la Lazio ha corso anche ieri, il che mi fa pensare ancora una volta che questa è una squadra che ha un evidente problema caratteriale. Allora, ne abbiamo parlato nel post partita di ieri, e secondo me adesso la Lazio, la società deve lavorare, programmare nell'immediato, tra 1 mese, ad arrivare almeno 2 o 3 giocatori che diano supporto a questa squadra. E su questo siamo d'accordo, credo sia pacifica questa cosa. Però da qui a fine gennaio, mister Sarri deve dare una mano a questa squadra. Ed è questa l'unica cosa che imputo al mister. Se non hai i giocatori, perché adesso è inutile stiamo a fare giri di parole, i giocatori non ce li hai, che possano creare il gioco che tu hai in mente, a quel punto un allenatore dovrebbe essere un po' meno rigido e cercare di aiutare i ragazzi in qualche modo. Non dico assolutamente giocando col 3-5-2, neanche col 4-4-2, però magari dare un atteggiamento un po' più equilibrato a questa squadra, magari mettendo, non lo so, un Luis Alberto dietro alle 2 punte, in modo da poterlo collocare in una situazione tattica a lui consona, oppure 2 trequartisti dietro al solo Immobile, visto che hai pochi attaccanti. Ecco, già queste potrebbero essere delle soluzioni importanti, ecco. Oppure, azzardo io, Isai Lazzari in difesa e provi a far fare un ruolo che non è il suo, ma secondo me lui si adatta bene a tutto, a Marusic, a centrocampo, in modo da dare fisicità e dinamismo al centrocampo. Insomma, bisogna cominciare ad aiutare questi ragazzi per cercare di superare questa situazione di burrasca. La Lazio arriva seconda al girone, ci sono, dove vai vai prendi male, diciamo che escluse le italiane che non puoi affrontare, se sei fortunato, se sei fortunatissimo peschi lo Sheriff, se sei un po' fortunato peschi lo Zenit, che poi secondo me lo Zenit anche è squadra superiore a noi, e poi per il resto dove peschi 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 male: Siviglia, Barcellona, Borussia Dortmund, Porto. Insomma, ragazzi, era un turno da evitare, inutile che ci stava a prendere in giro, dai, era un turno da evitare a tutti i costi. Questa squadra mi viene da pensare che non abbia proprio la forza caratteriale per riuscire ad affrontare con un certo punto di vista di cattiveria gli impegni, quelli importanti, perché altrimenti certi atteggiamenti davvero non si spiegano. Il termine giusto, è una squadra piatta, e così è chiaro che è una squadra che non si aiuta. C'è poco da fare, ragazzi. Questa è una squadra che andrà, cioè, ve lo dico sinceramente, andrà avanti così fino a fine stagione. Ti può regalare un picco con una partita entusiasmante che vinci contro una grande squadra, e ti regalerà quei tracolli clamorosi, gol presi a grappoli. C'è poco da fare. Questo è quello che penso io. Chiudo con ribadendo quello che ho detto ieri, che poi molti hanno criticato, e grazie al cielo, ripeto ancora, viva la libertà di pensiero. Nell'ottica di questo ciclo di 6 partite di Europa League che la Lazio ha giocato, c'è una cosa tanto anomala, tanto tanto anomala, che è accaduta e che alla fine purtroppo ha pesato tantissimo sull'economia della qualificazione della Lazio. E non me ne vogliate, questa cosa non me la leva nessuno dalla testa: la papera clamorosa di Stracoscia di là. È inutile che mi dite era la prima partita d'Europa League, c'erano altre 5 partite per recuperare. Ragazzi, la Lazio ha fatto il suo nelle altre partite. Nelle altre partite d'Europa League, per me, la Lazio
ha fatto il suo, ha giocato una grande partita a Marsiglia, una grandissima partita a Marsiglia e si è stato raggiunto solo nel finale, prendo questa come esempio su tutti. Quindi la Lazio secondo me ha fatto il suo, il problema di questa Lazio è stata, a parte il gioco altalenante di cui vi ho appena parlato, però ripeto, permettetemi di dire che ha pesato tanto la grande anomalia nel miniciclo di queste sei partite, che è la papera, ma non è una papera qualunque di Stracoscia. Stracoscia se l'è buttata in porta quella palla, ce lo siamo fatti da soli ci siamo fatti il gol, ci siamo fatti da soli quel gol che abbiamo pagato a caro prezzo. E purtroppo siamo stati anche dei buoni profeti a suo tempo quando al fine di quella partita dicemmo che ci auguravamo e speravamo che, di non pagare quella sconfitta, perché quella era una partita e sarebbe finita in pareggio facile. È una Lazio che stava abbastanza bene e invece poi arrivò quel non so come definirlo, quel clamoroso errore di Stracoscia che noi pagammo in maniera pesantissima con una sconfitta. Ripeto, non è colpa di Stracoscia se siamo usciti, però ragazzi, chi dice che quell'errore non sia pesato, perdonatemi, non è obiettivo, perché ripeto, non è un'uscita sbagliata, una ribattuta corta, una palla non buttata verso l'esterno, no, non è una cosa legata a errori tecnici che posso sforzarmi di accettare. Ragazzi, quello è un gol che ti sei fatto da solo, facendo tutte le cose tipiche dell'anticalcio interpretato dal portiere. Impossibile, parata con le spalle al campo, testa rivolta verso la porta e te la metti dentro, cioè lasciamo perdere, perché davvero da lì poi è stata una coppa in salita, l'inseguimento sempre del Galatasaray a difesa del secondo posto, ci eravamo messi nelle condizioni di giocarci tutto appunto nel match di ieri, ma ribadisco, è stata una Lazio davvero piatta, senza mordente, che non ha davvero non dico non aveva voglia, è diverso, questa squadra non ha forza, questa squadra non ha adesso in questo momento specifico, è una squadra che non ha purtroppo la forza mentale per stare dietro a tutti questi impegni, c'è poco da fare, forza mentale ancor più che lunghezza di rosa, perché io continuo a dire, ragazzi, che a livello di rosa la Lazio per me la Lazio a livello di rosa ci sta, lo continuo a ribadire, lo dico anche adesso, niente, c'è poco da dire, ragazzi, c'è poco di cui c'è poco altro da stare a raggiungere, ecco, se non che cercare noi tifosi di essere un po' meno depressi, ecco, questo sì. Io mi sforzo sempre di non focalizzarmi al momento attuale della Lazio. Io nella testa mia ho Auronzo maggio prossimo. Riesco a valutare, mi rendo conto che quello di cui sto parlando adesso è una parte di questo percorso che vi ho appena detto. Ecco, io riesco, mi sforzo, a fatica, attenzione, sarei un bugiardo a dire il contrario, però io mi sforzo di cercare di leggere la stagione della Lazio a lungo raggio, ecco, questo è lo sforzo che faccio io. Se voi ci riuscite, secondo me riuscite anche ad essere un po' meno depressi, permettetemi di dirlo, perché comunque il nostro è davvero un ambiente del cavolo, ma davvero un ambiente del cavolo. Con questo, ragazzi, io mi fermo qui, auguro a tutti voi una buonissima giornata, mando un caro abbraccio a nome di tutto lo staff di Forza Lazio Web TV e vi do appuntamento alla prossima diretta. Ciao a tutti, ragazzi.